potete servire due padroni, dice il Signore. Dove sono io, là sarà anche il mio servo, e il Padre mio lo onorerà. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché quando essa verrà a mancare, vi accolgono nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e chi è disonesto nel poco è disonesto anche nel molto. Se dunque non siete fedeli nella disonesta ricchezza, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servo può servire a due padroni. Odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si beffavano di lui. Egli disse: voi vi ritenete giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che è esaltato fra gli uomini è cosa detestabile davanti a Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. C'è una pedagogia spirituale che noi dobbiamo conoscere, ma non è difficile, perché viaggia su una logica anche umana. Dice Gesù: chi è fedele nel poco sarà fedele anche nel molto, chi è sincero nelle piccole cose sarà sincero anche nelle cose grandi. Chi si impegna con tutta la volontà ai piccoli doveri, si impegnerà con la stessa buona volontà per i doveri più importanti. Perciò vi dicevo, è una pedagogia semplice, però Gesù lo chiarisce e la mette nell'ordine soprannaturale, cominciando dalle cose naturali. I nostri piccoli gesti, i nostri piccoli atti, le nostre faccende quotidiane, chi deve insegnare, chi deve cucinare, chi deve operare il prossimo chirurgicamente, chi deve portare il peso della famiglia ogni giorno. Queste cose fatte bene significano fedeltà anche nelle cose più importanti. Ho ascoltato attentamente il brano della lettera di San Paolo, è interessante, cita tutti questi suoi fratelli convertiti a Gesù Cristo, i quali hanno preso ognuno una mansione, un compito. Tra l'altro siamo quindi intorno al 60 d.C., già il tesoriere di Roma, l'amministratore della città capitale dell'impero, è un cristiano. Gaio, un altro cristiano, ospita tutta la comunità. Paolo dice: vi salutano e io li ringrazio in particolare, dice Gaio, perché hanno rischiato la vita per me, per nascondere lui, per tutelarlo. Ognuno di questi compagni di San Paolo si sono impegnati nella misura possibile nell'apostolato in questa città, centro di tutto il paganesimo. Ed ecco, Gesù dice: se questo noi lo facciamo nello spirito di obbedienza a Dio, allora il Signore ci dà la forza di fare anche le cose grandi, ci dà i compiti più importanti. Se una persona
incomincio a lesinare un po' la volta, dici ma tanto va bene così, se faccio questo è cosa buona, però se non lo faccio non succede niente. Con questo ragionamento di riduzione di impegno, di dovere, ma soprattutto di volontà, di desiderio intimo, cioè lavoriamo un po' di più dentro, guardiamoci anche in questo momento più dentro, non vi fermate soltanto al colore del viso e al vestito che si indossa. Chiedete al Signore di aiutarvi a scrutarvi dentro, perché renderemo conto al Signore non tanto di come ci siamo vestiti o pettinati, ma noi renderemo conto al Signore di ogni dono che ci ha fatto. Lo Spirito Santo che continuamente, con una pazienza divina, quindi infinita, rimedia, aggiusta, sistema i nostri momenti, perché noi possiamo fruttificare spiritualmente, che vuol dire mettere da parte qualche soldino per il paradiso che ce lo ritroviamo alla fine. Perché ai bambini si insegna a fare i fioretti, piccole mortificazioni, piccole rinunce, è perché se l'orgoglio innato del bambino, l'egoismo, l'avidità viene educata, ogni virtù è possibile. Altrimenti quando andrete a riprenderli poi, succede come quando dentro casa avete spiegato tutto, vanno a scuola e sentono la bestemmia, dopo un po' sentite anche voi dalla loro bocca. E così la società inganna, il demonio ancora di più, cercano di addormentare, no, il nostro spirito, dicendoci che va bene comunque. La meditazione che avete ascoltato sulle anime sante prima dice una cosa molto interessante, che le anime sante soffrono soprattutto perché stanno vicine a Dio e non possono abbracciarlo, e quanto più si riduce questa distanza dell'anima da Dio, tanto più si soffre la sua mancanza. La persona amata soffre della mancanza della persona che ama. Allora è un cammino anche di vigilanza, oltre che di fedeltà e di amore, perché il Vangelo stesso ci ricorda: vegliate e pregate. Gesù lo ripete ai suoi discepoli quando lui ha chiesto: state svegli, state vicino a me, pregate con me, si sono addormentati. Allora vegliate e pregate. La vigilanza spirituale è una delle condizioni essenziali per non perdersi nel mondo. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. La battaglia di Dio. Perché combatti Dio? Ti basta dire voglio e quel che vuoi si fa. Già Satana è sconfitto e paga la sua pena, con lui sepolto è l'odio. Disobbedì Adamo e tu lo perdonasti e lo perdoni ancora. Con lui ti sei schierato, mandasti a noi Gesù per ricondurci a te. È proprio per amore che sempre tu sei pronto a perdonare l'uomo. Si schiera contro te chi adesso dice no, e tu lo lasci libero. Hai messo nelle mani di chi ti è fedele le sorti dei ribelli. Uniti al tuo Gesù, è questa la battaglia che resta sempre aperta. Gesù non vuole spada, ma solo carità e il più paziente amore. Per tutti ti preghiamo, insieme al Figlio tuo, e insieme vinceremo.
non guerra di potenza, ma guerra di bontà, e vincerà la pace. È questa la battaglia che durerà per sempre nel regno dell'amore.